1700. Gli orientali, i bizantini, direbbero una visione sinfonica del Santo. Ci sembra un po' di San Tommaso. C'è anche, c'è anche un po' di San Tommaso, sicuramente, perché San Tommaso, a differenza di quello che si crede, non viene mai, anche nei momenti, voglio dire, più, come dire, più oscuri per la sua fama, non viene mai abbandonato. Addirittura, ecco, questa qui è una teorica dei miracoli, dopo però dobbiamo parlare di questo. Allora, è una teorica dei miracoli esposta con metodo dimostrativo. In pratica si applica un vero e proprio metodo geometrico ad una questione di teologia. Un gigante della cultura napoletana, che è Genovesi, riconosce proprio in San Tommaso, un esponente di questo modo di fare, cioè di applicazione del metodo geometrico alle indagini. Io a questo punto mi fermerei per passare dopo a questo punto fai parlo del libro anche perché poi sarei anche in difficoltà a farti domande specifiche. Allora, facciamo così. Allora, un attimo solo. Poi alla fine chi volesse fare delle domande lo può fare tranquillamente, via voglia. So che Sì. la materia non è semplice, però Allora, lui è un grande tomista, quindi stiamo un grande parlando. proprio, no, molto Grande, grande indegnamente. nel senso studioso, quindi siccome qui siamo, si può dire, nella terra di San Tommaso, chi ha voglia di fare anche una domanda di questo tipo, importante. Quello che disse a Tina sulla differenza tra San Tommaso e Cartesio sta pubblicato sul blog di 4 minuti che Raimundo ha ripreso e fa la differenza tra Cartesio e San Tommaso da far venire i brividi addosso. Sì, mi ricordo a proposito della questione della psicologia No, animale. quella, io ti chiedo soltanto la differenza tra San Tommaso e Cartesio, poi tu lo hai detto prendendo in esame il tuo cane. Sì, a proposito di psicologia animale. Allora, perché è così importante trattare il miracolo? Il miracolo normalmente noi come dire, lo consideriamo roba da preti, roba da Superstizione. o superstizione o nella migliore delle ipotesi roba da gente che va in chiesa, no? Perché chi va in chiesa, voglio dire, crede nei miracoli, magari non in tutti, quelli che gli capitano sotto il naso, però crede, generalmente crede nella possibilità che ci sia qualche miracolo. In realtà trattare la questione del miracolo è assolutamente fondamentale. Proprio in termini di teologia naturale, quindi la teologia che va al di là della fede dei simboli, voglio dire, e quindi in termini di analisi scientifica dell'azione di Dio nel mondo. E questo è il punto. È assolutamente fondamentale. La questione di San Gennaro è una questione che viene dopo, naturalmente, perché per il momento Nicola Fergola si preoccupa di dire che il miracolo è possibile. Una volta detto che il miracolo è razionalmente possibile, quindi non è un puro fatto di fede, ma che è razionalmente possibile, che quindi la ragione può dimostrare che il miracolo è possibile, no? Allora si apre il campo e cambiano le domande. Allora si comincia a dire: ma quali sono i criteri che ci consentono di distinguere questo o quel miracolo, oppure la veracità di un miracolo, no? Ad esempio, cambiano le domande, ma la prima e la più fondamentale è questa qui: il miracolo è possibile? Questo è il punto. E Nicola Fergola ne parla, mi volete dire qualcosa? No, No. E Nicola Fergola ne parla in termini proprio geometrici. Ecco perché la teorica dei miracoli è esposta con un metodo dimostrativo. Il metodo dimostrativo come si vede? Perché lui che cosa fa? Proprio come fanno i geometri, no? Il suo riferimento aureo era Euclide e il rigore euclideo. Sembrerà strano, ma non è il caso di avventurarci in questo momento, ma quella esigenza di rigore
in quegli anni stava venendo molto meno. Fergolan si inserisce in quel gruppo di matematici, penso soprattutto che in Italia, penso soprattutto a Ruffini, no? Che tutti ci ricordiamo la regola di Ruffini, oppure per gli studi sulla impossibilità delle soluzioni algebriche delle equazioni superiori al quarto grado, eccetera, eccetera, e che Ruffini andava facendo insieme con lui, voglio dire, no? Ruffini però appartiene ad un'altra area geografica, perché lui era dell'Alto Lazio, quindi, e poi comunque ha lasciato tutti i segni della sua attività intellettuale in Emilia, era rettore dell'Università di Modena. Ovviamente a un certo punto i rivoluzionari lo sbattono fuori dall'università, quindi perché paga naturalmente la colpa di essere un cattolico e fedele al Santo Padre, insomma, alla Chiesa. Quindi, voglio dire, hanno tanti ricercatori, perché ci fanno vedere che i ricercatori sono tutti atei, ma poi alla fine andiamo a vedere Luigi Galvani, no? Quello che ha fatto gli studi sull'elettricità animale, voglio dire, si è trovato in difficoltà proprio per via della sua fedeltà a Santa Romana Chiesa, tanto per dire. Allora, si tratta di capire se il miracolo sia razionalmente possibile. Fornisce una sua definizione di miracolo, che è questa qui. Il miracolo è un fenomeno di cui non può rendersi natural ragione. Quindi noi, per via naturale, non riusciamo a spiegare il miracolo. O un bambino malato di cancro, che magari gli si poggia una coloncina, no? E dopo due giorni, era dato per spacciato, dopo due giorni la sua situazione di salute è naturalmente capovolta, ecco, parliamo di miracolo. Il problema qual è? Perché? Perché noi riusciamo per via ordinaria a renderci conto di tutto questo. Il problema qual è? Il problema è vedere se il miracolo così inteso possa essere anche razionalmente giustificato. Quali sono i miracoli più noti? Ci sono i miracoli dell'Antico Testamento, i miracoli del Nuovo Testamento, no? Ecco, il più noto, anche perché il più controverso per via della questione galileiana. Posso aprire un attimo una parentesi, no? A proposito della questione galileiana, quello che pochi sanno è che Galileo non aveva le prove per dire una volta per tutte il sistema tolemaico è falso. Galileo aveva accumulato una serie di difficoltà per il sistema tolemaico. Ma tutti quelli che studiano storia della scienza sanno perfettamente che, come dire, nessuna teoria è priva di difficoltà, e che ogni teoria è come un vestito, no? A un certo punto, se si crea uno strappino, magari ci si può mettere, lo si può rammendare, ci si può mettere la toppa sopra, e così via. È chiaro che quando gli strappi diventano tanti si abbandona il vestito, perché cioè, è vero che si può ancora rammendare, però è anche vero che non è più il caso di tenerlo. Ora, Galileo non aveva le prove ultimative, perché è vero che so io, trova i pianetini di Giove, no? Satelliti, i pianetini di Giove. Però è vero pure che si poteva correggere la teoria tolemaica. Qual era il problema? Si poteva correggere tranquillamente, nessun problema infatti, no? Quando arriva, che questa poi è l'ironia della sorte, no? Quando arriva la confutazione definitiva, arriva agli inizi dell'Ottocento, e chi la fornisce, no? Un prete, no? Il quale? Calandrelli, il quale, studiando la parallasse di Vega, fornisce la prova definitiva, va dal Papa, gli dice: guarda che io ho trovato questo. Vabbè, qual è il problema? Voglio dire, no? Oramai lo si studia in tutti i seminari, eccetera, eccetera. Quindi l'ironia della sorte qual è? Che è un prete a dar ragione a... Ironia della sorte per chi? Per chi, come dire, vede le cose, e chi strumentalizza, perché per me non è per niente ironico. Per chi strumentalizza l'ironia qual è? Che c'è proprio un prete, un canonico, no? Che fornisce la prova definitiva, no?
Così come l'altra grande ironia degli altri per me, del XX secolo è che la teoria del Big Bang, spesso proposta come una teoria che creerebbe delle difficoltà per le anime religiose, eccetera, eccetera, guarda un po', è stata fatta da un prete, Georges Lemaître, il quale non era neanche un prete avventuroso, no? Di idee, eccetera, era un prete perfettamente ortodosso, che era presidente della Pontificia Accademia delle Scienze, che lavorava, come dire, con l'esame di Gesù, cioè un prete, no? Assolutamente regolare. E non si è mai visto il problema della incompatibilità tra religione e teoria del Big Bang, mai visto. Però, c'è chi lo vede. Allora, un miracolo, il più noto, ecco perché poi i meccanismi associativi. Il miracolo, un miracolo molto noto è quello di Giosuè, il quale dice, no, al sole fermati perché devo scannare un po' di gente, no? E quindi devo avere il tempo di vincere. Ecco, questo è il miracolo che viene citato a proposito di Galileo e così via. Come valutare questo miracolo? È qui che naturalmente poi scatta tutta la polemica di Fergola contro i grandi critici del miracolo. Il più noto di tutti questi chi è naturalmente Spinoza. Spinoza, quest'anima così particolare, voglio dire, no? Un ebreo espulso però dalla sua comunità ebraica di appartenenza, si dice a volte che è un infiammato di Dio, no? Ecco, quindi altre volte lo si dice ateo, una personalità molto complessa da descrivere. Una cosa è certa è che Benedetto Spinoza, in questa edizione si trova scritto Spinoza, invece nell'edizione del 43 si trova regolarmente Spinoza come usiamo noi oggi, chiaramente. Allora, che cos'è per lui il miracolo? È una parola che la moltitudine non esperta utilizza per designare qualcosa di naturale e di insolito in natura, di cui non può conoscere le cause, non riesce a conoscere le cause. Quindi, detto in soldoni, qual è l'obiezione fondamentale che naturalmente si sente dire tante volte e che Spinoza formula nella maniera, voglio dire, filosoficamente alta che gli compete? Il miracolo che cos'è? Il miracolo è soltanto una manifestazione di ignoranza. Chiaro, no? Quindi, siccome noi non siamo in grado di conoscere ancora tutto, pensiamo che ci sia un miracolo, ma in realtà è tutto un fatto naturale. Contro questa definizione, naturalmente, poi Fergola si scaglia. E allora, possibilità dei miracoli. La natura universale è immune dall'assoluta indispensabile necessità. Perché è possibile il miracolo, sostiene Fergola? Sviluppando un ragionamento alla maniera dei geometri proprio, egli che cosa dice? Dice che in natura le leggi non sono tali da violare, da impedire l'ingresso dell'azione specifica di Dio. E qui sta il punto, è la questione dell'azione di Dio nel mondo, dell'azione della provvidenza nel mondo. E fa una serie di analisi, no? Lui era famoso per i suoi studi sui siti, no? Il sito, le forze, le leggi, il valore di ciascun fenomeno della natura è una funzione di queste grandezze geometriche e meccaniche, no? Perché per descrivere un fenomeno abbiamo bisogno di tutto questo, sito, leggi, eccetera. Tuttavia, in questo movimento, in questo universo, non è tutto meccanicamente prestabilito, come sostenevano i meccanicisti.
Infatti, nell'universo, recita la proposizione sesta, non si conserva invariabilmente la medesima quantità delle forze vive. Che questo qui è il principio della conservazione, quello che poi diventerà il principio della conservazione dell'energia. No? Ognuno di noi però sa che se c'è, ad esempio, un principio così contestabile è proprio questo, perché ognuno di noi crea energia. Un essere vivente è per sua natura pronto a creare energia. Cioè un conto è se io sto fermo, un altro conto è se come dire, colpisco qualcosa. E tutto questo naturalmente dipende anche dalla mia libera volontà, naturalmente, dalla mia free will, si dice oggigiorno. Il che significa che giustamente Ferdola non ritiene che tutto sia meccanicamente predeterminato. Ecco che contestando questo punto rende già possibile l'inserzione dell'azione di Dio nel mondo mediante il miracolo. Nell'universo, infatti, non si conserva invariabilmente la medesima quantità delle forze di vita. Che questo è un principio che è il più contestato di tutti, dall'altra parte. E fa degli esempi. Le forze degli animali sono prodotte da urto che fa nei loro muscoli un certo sottilissimo fluido, sia si egli nerveo, elettrico, galvanico, eccetera. Ma l'azione di questo fluido è destata da un principio immateriale. E così via. No? Quindi